Allora, la prima domanda inevitabile è quanto c'è di Pietro in Enea e quanto di Enea in Pietro? Tanto, ma non tutto, insomma. Sicuramente come dire, è una fantasia alterata, è un realismo fantastico quello di Enea, un po' la gioventù che in parte avrei voluto anche vivere, che però poi forse fortunatamente non ho mai avuto il coraggio di vivere, però poi allo stesso tempo magari in Enea c'è un aspetto romantico, uno slancio romantico che è mio. Che è mio. Assolutamente. Senti, mi ha colpito molto, tu c'è un uso della musica sempre molto particolare e diverso, no? Da Aeroplano, Portami via, Ah, sì. Predatori. Qui c'è Spiagge che torna in varie forme. Perché? Ma sono entrambe canzoni che considero molto nostalgiche. L'elemento della nostalgia era una costante di questo film, anche mentre lo scrivevo. E anche e soprattutto mentre lo giravo, cioè mentre giravo mi rendevo conto giorno per giorno che quello che stavo vivendo sarebbe diventato un ricordo che mi sarei portato dentro per sempre. E quindi ascoltavo Spiaggia mentre scrivevo il film, poi ho cominciato a storpiarla e quindi il primo momento in cui Spiaggia è entrata nella sceneggiatura è stato quando appunto nella scena di Valentino, quando cantando dichiara a sua madre per la prima volta il suo segreto, la sua vita segreta. Alla fine ringrazi Renato Zero perché l'hai contattato per Sì, l'uso. lo, È ri lui che ha lo detto. ringrazio a prescindere perché insomma, Per la sua esistenza. esatto, Renato Zero è stato un rivoluzionario vero. E poi è stato generosissimo per quanto riguarda Spiagge nel film, anche e soprattutto perché ci ha dato la possibilità di cambiare il testo, che è una cosa che pochissimi ci avrebbero concesso. Esatto, Sì, qualcun altro potrebbe. sì. Di una cosa che mi ha colpito molto, che in parte porta via il film, è Adamo Dionisi, che c'è quel pezzo sia nel dialogo con te che il pezzo in macchina sulla madre, fantastico. Come ci sei arrivato? Perché ci sei arrivato tramite Suburra o già lo conoscevi? No, ci sono arrivato per una serie di motivi che è giusto tenere anche nel mistero, nel senso che poi Adamo conosce conosce l'estremismo e il romanticismo di quel mondo e poi, che poi è il punto di vista anche della storia. Quindi per me era molto importante, no, mostrare anche il lato umano di questi personaggi e il male per me no, va io sperindole lo critico difendendolo, quindi era molto importante che il personaggio d'Adamo avesse anche no, una caratura etica Umano, sì. che è dettata dal fatto che è un uomo che ha vissuto veramente sia il personaggio che Adamo. Senti, ci sono vari tipi di romanità nel film. C'è la romanità, quella esibita, coatta, quella delle feste, e poi c'è una romanità che è quella della festa di Natale, che è quella un po' più antica, ma anche. Non so se più vera, però più bella. Cioè, hai pensato a questi due mondi? Perché quel mondo lì Sì, è quando il cinismo assolutamente. si scioglie Assolutamente, anzi poi quella scena là, quel momento là insomma, di intimità familiare farà sì che poi Enea non si comprometta del tutto. Per me insomma, è sempre stato importante che Enea era un ragazzo di quasi 30 anni, mosso da un profondo vitalismo che è disposto a tutto pur di sentirsi vivo, anche a uscire dal cerchio delle regole, però è mosso da uno slancio incorruttibile, pur frequentando ambienti corrotti e non è il figlio no,
non è un prodotto di una borghesia, di un'aristocrazia marcianichilista, anzi, viene da una famiglia per bene. Quella scena ambientata alla vigilia di Natale era molto importante perché appunto scopriamo come in realtà, quasi all'improvviso e forse anche inaspettatamente per quello che abbiamo seminato, scopriamo come in realtà Enea, no, sia l'intera famiglia di Enea affondi le sue radici nell'Italia migliore, in Sì, quell'Italia esatto. piena di aneddoti belli da raccontare, in quell'Italia anche povera, dalla quale un po' tutti discendiamo, perché a parte 3-4 famiglie in Italia, se retrocedi nel tempo delle generazioni, ti ritrovi in mezzo alla povertà. È vero, sì. Chi sono i tuoi riferimenti? Una volta quando parlavamo hai detto Lars von Trier, Sì. Beh, Östlund. Qui ci avevi Federer, qualcosa dai. in te? C'è una frase di Federer che Eh? Ah. mi ispira. Federer diceva: Federer. Non è male questa, von Trier, Östlund, Federer. Federer è stato forse il mio più grande idolo. E Federer Federer diceva una cosa bellissima. Federer diceva: liberate la mente, liberate i colpi, il coraggio verrà ricompensato. Questo, insomma, nel suo tennis ha funzionato e credo funzioni anche nella vita, e mi auguro, e sono certo, anzi, che funziona anche nel cinema. Senti, dopo I Predatori, Premio Venezia, poi è arrivato questo film, I complimenti di Jane Campion. Quanto è difficile non montarsi la testa qua a un certo punto? È facilissimo non montarsi la testa, perché alla fine c'è talmente tanta fatica dietro che sei troppo stanco per montartela. Sai quanto poi ogni volta per fare bene le cose devi sacrificare tutto e quindi poi devi ricominciare da capo. Quindi non faccio questo mestiere Quello. per Ma in le questo caso, per copertine. esempio, mi ha colpito, ti è costato in termini emotivi portare fuori la tua famiglia? Cioè padre, fratello, gli zii No, ci sono poi, no? sì, la scena della La scena. vigilia di Natale di cui parlavo prima è girata con tutti i parenti miei veri. Poi ci sta anche mio fratello piccolo, che è un personaggio incredibilmente poetico e che era difficile da trovare altrove. Ci sta mio padre, perché poi, insomma, giorno dopo giorno ho capito che era un appuntamento dal quale non potevo più scappare. Insomma, questo film, quel personaggio lì era giusto che lo facesse mio padre. No, la fatica vera, la fatica sta, guarda, nel lavorare, nello scrivere ogni giorno, nel provare a essere severi con se stessi, no? Nel non accontentarsi, nel riuscire a nell'indagarsi costantemente, nel chiedersi chi si sta accontentando scrivendo quella scena piuttosto che quell'altra, e quindi in questa ricerca costante c'è la fatica, che è la fatica del lavoro, che non riguarda me, riguarda chiunque fa questo mestiere, non Certo. sono una peculiarità. Poi il fatto di aver preso anche dei componenti della mia famiglia e averli portati nel film è stata semplicemente una gioia, un fattore di grande gioia. Senti, per chiudere brevemente, cosa ha portato Mourinho alla Roma? Secondo te, a differenza di tutto quello che è stato prima? Mourinho ha portato la fiducia nella vita, che è quella che anche Enea. Perché ha riportato a Roma la fiducia nella vita, la fiducia nel futuro. Io sono un enorme estimatore di José. Con José fino all'ergastolo. Grazie mille. Grazie.